È corsa al tampone per questi giorni di festa e per gli incontri con amici e parenti nei prossimi giorni fino alla fine dell'anno. I cittadini campani hanno preso d'assalto farmacie, centri diagnostici e laboratori dove si eseguono tamponi rapidi, antigenici e molecolari per poter trascorrere le feste in tranquillità. Ore di attesa e in qualche caso di preoccupazione, la variante Omicron si sta dimostrando particolarmente contagiosa. C'è stato un incremento del ben il 50% e qualcosa anche in più rispetto a quello che facevamo prima di queste feste. Purtroppo cioè trovando anche qualche persona positiva e la maggior parte vengono da fuori, sono tutti insomma bene o male i ragazzi che vengono da fuori, che sono riscesi, che giustamente insomma prima di vedersi con i parenti sono passati a fare i tamponi. Sono entrato involontariamente in contatto con un positivo, quindi per motivo puramente precauzionale ho deciso di farlo. Le feste già sono passate, anche se siamo stati in casa da soli. Stamattina veniamo a fare questo controllo per stare ancora più tranquilli. Mia sorella stamattina ha fatto un test rapido ed è uscita positiva, per cui per sicurezza andiamo tutti quanti a fare un molecolare. Per precauzione, sì, non si sa mai, quindi comunque stiamo più in famiglia, tra amici, quindi meglio controllarsi ogni tanto. Meglio i vaccini che il tampone, comunque meglio prevenire piuttosto che fare il tampone per uscire. È una variante che purtroppo è molto contagiosa, anche se dicono e speriamo tutti che sia meno letale, meno aggressiva.